Ciao ragazzi, ben ritrovati dal vostro anti-youtuber per eccellenza, baciato dal sole, ma si sa che il sole bacia belli. Suning, prossima a vendere l'Inter, categoricamente ad oggi 2 gennaio, è una bufala priva di fondamento. La stessa società ha smentito che l'Inter non ha assolutamente voglia e motivo di separarsi da Suning e viceversa soprattutto. E quindi ragazzi, qua rinizia il campionato, ci affacciamo alla vigilia della nostra sfida con il Crotone. Un Inter che ha mangiato merda, scusatemi il termine, per colpa propria, dei primi 3 mesi della stagione, con l'eliminazione con soli 6 punti della Champions League, il derby perso, e voi sapete che il derby per noi è la vita. Un Inter che ha arrancato nel gioco e nei risultati, un Inter falcidiata dal Covid 2019, nonostante tutto siamo riusciti ad arrivare a un, siamo attualmente a un punto della vetta, e su cosa possono, devono e vogliono attaccare l'Inter? Sulla società, ok? Già magari metteranno malessere che a gennaio compreremo poco e nulla. Ragazzi, Suning ci ha fatto capire che ogni anno compra un grande giocatore, un anno Nainggolan, l'anno dopo Lukaku, l'anno dopo Hakimi, e a gennaio braccino corto. Può avere tutti i difetti che vuole Suning, dal presidente assente, il vero presidente, dalle braccia corte, però io non vedo questa società mollare il progetto. Noi siamo ancora nelle fasi iniziali del progetto Suning. Ok, sono imprenditori, e il progetto imprenditoriale si svolge attraverso lustri e decadi, ok? Quindi non è che dopo 3 anni e mezzo che ci stanno già vogliono abbandonare. Suning prima o poi, non eterna, abbandonerà l'Inter, perché non sono nati i tifosi dell'Inter. Ma ricordatevi queste parole: Suning vuole prima cercare di dominare, ok? Vuole prima crearsi il marchio, il nome. Noi, come loro cercano di sfruttarci, noi dobbiamo sfruttarli a loro vantaggio. Quindi approfittiamone, cerchiamo di crescere progressivamente. La crescita, lo ammetto pure io, è molto lenta. A me non piace Suning, non gli sto difendendo, perché quando vengono attaccati gratuitamente, la crescita è molto lenta. È molto lenta, ragazzi. Però stiamo crescendo, siamo a un punto dalla vetta, stiamo a 6 punti dalla Juve, davanti a gennaio. A gennaio, quando è che ci capitava di stare davanti alla Juve? Quindi calma, Suning non vende nulla, non fatevi prendere dal panico. E poi, pure se no, ma il titolo, dopo sono molto subito i titoli, l'Inter può vendere, ma tutto può, pure io posso andarmi a schiantare, pure io posso investire un cinghiale tra 30 metri, pure io posso un giorno andare sulla luna, perché magari Elon Musk mi sorteggia e mi estrae e dice: ti voglio portare sulla luna gratis. Nella vita tutto si può. Leggete, non legge, molte volte si legge solo i titoli, ma spesso si sbaglia anche a leggere i titoli. L'Inter, Suning può vendere l'Inter? Certo, chi lo nega? Può, tutto è possibile nella vita. Quindi non facciamoci fregare dallo scoramento, dall'ansia. L'Inter è l'unica cosa positiva di questa società, che salda e tiene le redini della nostra squadra del cuore. Stop. Poi posso essere Spilorci, posso essere Cagariso, posso essere poco presenti, quello che volete, ma non che adesso, a un giorno alla vigilia della partita contro il Crotone, con l'Inter che comunque si gioca al primo posto, perché adesso ogni partita, se le vinciamo, ogni partita ci giochiamo il primo posto. E adesso no, Suning vuole vendere. Ma pure se fosse, vendesse, andiamo a prenderci questo campionato, ragazzi. Poi vendesse, ok? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Forza Inter, ragazzi!